Terra Amara, puntata 19 aprile, il destro di Akaya viene arrestato. Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 19 aprile su Canale 5 alle 14:10. Gulten deciderà di sposare Rustem, un uomo più grande di lei e con già tre figli. Intanto, sua cognata Sanilie, la signora Onkar e l'amica Zuleia cercheranno di farle cambiare idea. Ma nulla serviranno i consigli delle tre donne. Successivamente, Fadik incontrerà Cetin al mercato e gli racconterà del fidanzamento della giovane sorella di Gafur. La notizia sconvolgerà il giovane Cigerci che si recherà dalla sua amata per fermarla. Il braccio destro di Yilmaz Akaya andrà alla tenuta Yaman con l'intento di impedire la cerimonia, Cetin sparerà a Rustem e verrà arrestato. La giovane sorella di Gafur accetterà di incontrare il suo pretendente, Rustem. Quest'ultimo è un uomo molto ricco di Kukurova più grande della ragazza e con già tre figli. Tuttavia, la domestica di Villa Yaman penserà di non avere altra scelta che essere destinata a questo matrimonio dopo che Erkument ha approfittato di lei e della sua purezza. Per questo motivo, dopo averlo conosciuto, la giovane ragazza sceglierà di sposare Rustem. Tuttavia, la matrona della tenuta, Sanilie e Zuleia cercheranno di farle cambiare idea. Ma il loro tentativo sarà del tutto inutile. Successivamente, Fadik andrà al mercato per sbrigare alcune commissioni per la signora Onkar e incontrerà Cetin. Il ragazzo che fa la corte a Gulten da parecchio tempo. La domestica della tenuta confesserà al braccio destro di Yilmaz Akaya che la donna che ama sta per sposare un uomo più grande di lei. Pertanto, il giovane Cigerci, sconvolto dalla notizia appena appresa, si recherà alla villa per impedire la cerimonia di fidanzamento. Così, Cetin correrà alla tenuta Yaman con la speranza di arrivare in tempo per fermare la cerimonia di Gulten. Una volta arrivato alla villa, il braccio destro di Akaya si troverà costretto a sparare a Rustem pur di impedire all'uomo di fidanzarsi ufficialmente con la giovane Taskin. Infine, il giovane Cigerci verrà arrestato dalla polizia locale di Adana e fatto prigioniero. Ciononostante, l'uomo otterrà la visita inaspettata della sorella di Gafur che gli confesserà i propri sentimenti. Inoltre, la cognata di Sanilie prometterà a Cetin che aspetterà che sconti la sua pena per vivere insieme.